appuntamento giunto ormai alla decima edizione che riunisce tantissimi viaggiatori. È il Salone del Camper edizione 2019 qui a Parma. Un appuntamento ma che è anche una grande festa. Festa per gli amici del plein air e del plein air club. Ma soprattutto occasione, grande vetrina per i mezzi esposti che raccontano e presentano la produzione di camper e caravan. Tre le proposte di novità e rinnovamento di Knaus con il Motorhome Live E, l'inedito van Boxstar XL e la Sport & Fun Black Selection per le autocaravan. Qui abbiamo il nostro nuovo motorhome, il veicolo si chiama Life E, è una nuova gamma che abbiamo lanciato quest'anno con un prodotto che riesca ad appagare i nostri clienti affezionati del marchio Knaus. Ci attestiamo con questo veicolo con 65.940 euro di prezzo iniziale, già comprensivo di oltre 12.150 euro di accessori. Allora, la nostra gamma di furgonati della Knaus è stata ampliata con il nuovo Boxstar XL che si identifica come il fratello nella gamma Weinsberg, il 600 MQH, avendo questo un tetto rialzato e con tutto un look estetico completamente innovativo. Nella gamma delle caravan abbiamo rivoluzionato la nostra Sport & Fun tradizionale con questa nuova Sport & Fun rivisionata, rivista con delle grafiche al carbonio che abbiamo identificato come Sport & Fun Black Selection. Il gruppo Trigano con il marchio C ripresenta con nuove grafiche e nuovi allestimenti la gamma Magis, sempre caratterizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Allora, le novità per quanto riguarda il marchio C, io mi focalizzerei sul rinnovamento totale di Magis, che Magis è sempre stato il cavallo di battaglia di C. Quest'anno abbiamo rinnovato esternamente e internamente tutta la gamma. Esternamente abbiamo adottato un colore metallizzato fuori esterno che dà un colore appunto nuovo, vivace, giovane e che lo caratterizza molto. Internamente abbiamo completamente rinnovato lo stile, confermando tutto quello che sono le peculiarità del marchio C, ma dando ancora più enfasi a tutta la ricercatezza degli interni, pur mantenendo un prezzo estremamente competitivo che è sempre caratterizzato la gamma Magis. L'azienda toscana con il marchio gemello Roller Team rivede completamente la gamma Granduca, anche con doppio pavimento e gavone passante. In Roller Team quest'anno abbiamo presentato il rinnovamento completo della gamma Granduca, una gamma di tre piante molto importanti per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del prodotto ed estetiche. La gamma Granduca è la prima Roller Team ad avere un doppio pavimento, con delle grosse anche caratteristiche sia tecniche quindi, ma anche estetiche a livello dell'arredamento interno, quindi un camper importante, un mezzo ricco e in più un grosso contenuto estetico con un completo rinnovamento del mobilio e di tutta la gamma interna. Una proposta originale e nuovissima, la non utilizzazione del gas a bordo dei camper ed è la proposta gas free di Roller Team. E allora Zefiro 2S5 Gas Free è la proposta del R&D Trigano al turismo plein air. Non utilizza gas, abbiamo montato un generatore a effetto Seebeck sotto il pavimento che gestisce l'energia proveniente dai pannelli solari e va a caricare le batterie, ovviamente uno o più batterie, AGM o litio, qualsiasi tipo di batteria. Il generatore si attiva e si disattiva automaticamente, quindi consuma solo quello che è necessario e va a diesel e pesca il gasolio direttamente dal serbatoio dello chassis del veicolo. La piastra a vetroceramica a diesel sostituisce i bruciatori a gas e il frigorifero a compressore, visto che abbiamo della corrente proveniente dalle batterie, sostituisce il normale frigo trivalente. Il marchio Leica rinnova la serie Cosmo con semi-integrali, mansardati, motorhome e furgonati dedicati a chi cerca un veicolo firmato Leica ma ad un costo contenuto. Cosmo V9 è il nuovo nato in casa Leica. È stato pensato apposta per chi ama viaggiare molto, ma in spazi
confortevoli ma compatti, quindi è un veicolo che si rivolge a chi non vuole dimensioni grandi ma compatte, ma senza rinunciare a nessun comfort di casa. Per questo motivo abbiamo anche pensato di dotarlo del classico design Leica che da sempre distingue i nostri prodotti. Si guarda al presente e al futuro, adeguando i mezzi, caravan o autocaravan, ai nuovi modelli di turismo e di viaggio in libertà. Da domani secondo me, così con la sensibilità dell'esperienza evidentemente, io credo che c'è una consapevolezza crescente intorno a questo veicolo. Non è più una curiosità, non è più una semplice alternativa, ma è una soluzione dalle mille facciate. Ed è il Salone del Camper di Parma e io vi ricordo potete seguirci sempre su www.plenair.it, il sito di Plenair per le informazioni, consigli, suggerimenti di viaggio, e il canale di YouTube della Web TV Plenair Online. E poi l'appuntamento ogni mese in edicola con la rivista Plenair. Con Plenair, per viaggiare con noi.